la provincia di Milano, cioè l'area territoriale che ha come riferimento economico, sociale, urbanistico, infrastrutturale Milano, è un'area che va già molto oltre la provincia di Milano. E quindi esiste un sistema di interessi, una rete di integrazione, esiste già. Quello che manca è il governo dell'area metropolitana, una sede e un riferimento che governi l'area metropolitana. E io credo che il fatto che sia mancato in questi anni un governo dell'area metropolitana, degno di questo nome, un soggetto, un'istituzione area metropolitana, in grado di governare i processi che hanno quella dimensione territoriale, che non possono essere circoscritti né nel solo comune di Milano né nella prima fascia, io credo che la mancanza di quella istituzione abbia reso più complicato lo sviluppo. Se ci fosse stata l'area metropolitana in questi anni, probabilmente quest'area avrebbe avuto uno sviluppo diverso, più armonico, più attento all'ambiente e probabilmente anche dal punto di vista economico e territoriale più equilibrato e più orientato al futuro. Ora io farò un intervento ragionando sull'area metropolitana provincia di Milano, 134 comuni, 3 milioni di abitanti che oggi vivono nella provincia di Milano. E qui serve sicuramente un governo mondiale metropolitano, senza il quale non si affrontano, ma lo stiamo sperimentando concretamente in questi giorni, su diverse questioni, non si affrontano i problemi reali che ha quest'area. Noi non affrontiamo il problema della difesa dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, senza un governo che abbia una dimensione metropolitana. Abbiamo visto, è difficile mettere attorno a un tavolo, si è tentato, l'ha fatto il Comune di Milano, ha fatto bene, l'ha fatto la provincia, si è tentato di mettere tutti i sindaci attorno a un tavolo a discutere su cosa fare, però mettere 134 teste attorno a un tavolo a decidere che cosa fare di solito è complicato, ci vuole una strategia, ci vuole una serie di governi. Oppure al trasporto pubblico, stiamo discutendo in regione la legge sul trasporto pubblico locale e stiamo ragionando su una dimensione su cui so già che andremo contro un muro, nel senso che c'è un ambito territoriale che è definito dalla provincia di Milano e la provincia di Monza e Brianza. Si fa un ragionamento su quattro lotti diversi, nessuna sede e un'autorità di bacino che dovrebbe governare tutto questo, ma che in assenza dell'area metropolitana, lo sappiamo già perché è già successo in passato, si scontrerà con un punto. In quell'autorità di bacino il Comune di Milano dirà: io sono al centro, devo avere la maggioranza assoluta, e lo sta già dicendo. La provincia di Milano dirà: come? I 133 comuni, gli altri 133 comuni perché devono lasciare la maggioranza al Comune di Milano? E non riusciamo. Faccio esempi molto... E poi penso che cosa significherebbe avere un governo dell'area metropolitana rispetto alla pianificazione, la pianificazione territoriale. Che cosa sarebbe stato e che cosa può essere ancora in questi anni una politica di governo del territorio che per esempio ragiona sull'area dell'Alfa di Arese, su altre grandi aree dismesse, dentro una logica economica, sociale, urbana che guarda l'area metropolitana, trasporti anche e anche sulla questione della residenza, cioè ci sono molte cose che possono trovare lì e forse solo lì, le infrastrutture, le abilistiche, solo lì, in una dimensione di quel tipo, una soluzione che non penalizza qualcuno per l'idea dell'area metropolitana è un'idea che dice, lo diceva prima, però è giusto, poi ci ritorno, costruire l'area metropolitana vuol dire costruire una sede di governo che impedisce che il ragionamento, purtroppo io lo dico da milanese, troppo spesso si fa, cioè
l'area metropolitana per Milano è l'eccellenza Milano e diciamo le cose funzionali, ma di solito problematiche fuori Milano. Non può essere questo. Per questo occorre un governo della Lega. Sapendo che fare il governo dell'area metropolitana vuol dire una rivoluzione vera negli assetti, perché vuol dire dobbiamo dircela com'è, non c'è più il comune di Milano come lo conosciamo, ma non c'è più neanche il comune di Sesto, il comune di Brescia, il comune di Cinisello come lo conosciamo, e non c'è più neanche la regione Lombardia come la conosciamo. Costruire l'area metropolitana milanese vuol dire una rivoluzione, questa è la grande opportunità. Ma questo è anche la vera ragione, è il vero problema, la vera ragione per cui in questi anni l'area metropolitana non si è fatta e non è decollata. Perché guardate, si sono sperimentati percorsi diversi in questi anni per costruire l'area metropolitana. Prima si è detto la regione faccia una legge istitutiva, diamo le regioni. La regione Lombardia ha detto a me non interessa fare la metropolitana, non serve, ci sono già io sui trasporti, sulle infrastrutture eccetera eccetera, ci sono già io, col piffero mi faccio portare via le competenze su queste cose dall'area metropolitana milanese. Poi si è detto facciamo adesione libera, referendum, i comuni che vogliono, però un'area metropolitana in cui ogni comune decide autonomamente se aderire o non aderire, vuol dire un'area un po' agroghiera che non credo che risolva la questione. Per questo io penso che le proposte che ci sono in Parlamento e che di fatto dicono, penso soprattutto la nostra, quella che hanno fatto Marilena Adamo, Luigi Di Mercati e altri senatori del PD, che dice legge speciale per istituire la metropolitana, definire quali sono i compiti, quindi togliere quei compiti lì agli altri livelli istituzionali, stabilire come si fa e come funziona, forse è l'unica strada, perché se no trovo difficile, ripeto, la regione non vuole per le sue ragioni, ma anche i comuni, di fronte poi alla eventualità di cedere pezzi di sovranità su alcuni punti, sono resti, e il comune di Milano forse in questi anni è stato più di altri resti. Ora io trovo importante il nuovo corso su questo della che Giuliano Pisapia e Daniela hanno avviato. Credo questo carteggio potestà Pisapia, il fatto di mettersi a lavorare seriamente su un'ipotesi di area metropolitana sia una opportunità, così come penso che sia un'opportunità che può contribuire a costruire la legge. Il lavoro che sta facendo Daniela sulle municipalità è un lavoro importante, perché porta sedi di decisione su problemi concreti più vicino al territorio, ma è anche dire che il comune di Milano diventa un'altra cosa, perché se si fanno le municipalità il comune di Milano viene svuotato da queste cose e altre cose verranno prese dalla metropolitana, quindi non sono questioni semplici, bisogna cambiare l'occhio. L'area metropolitana si fa così, se si cerca di cedere tutti un pezzo di sovranità in nome di un progetto su cui si investe per il futuro di quest'area e su cui si fanno delle scelte che si devono condividere e che guardano armonicamente allo sviluppo di tutta l'area metropolitana. Questo credo sia il punto. È chiaro sul trasporto pubblico, se c'è l'area metropolitana non c'è bisogno dell'autorità di bacino, diventa l'area metropolitana quella che decide sulle questioni che riguardano il trasporto pubblico.
ed è chiaro che anche qui la regione dovrà rassegnarsi a perdere sovranità su questo. E bisognerà costruire un'area metropolitana in cui sia chiaro che Milano, la città di Milano, ha grandi oneri, perché la città di Milano comunque paga un prezzo alto al fatto di essere al centro di quest'area metropolitana dal punto di vista di city users, di inquinamento, di altre cose. Così come dall'altra parte c'è il bisogno di ragionare sul decentramento anche di funzioni nobili. Daniela parlava della questione della cultura, Cinisello. Io penso che questa debba essere la dimensione su cui si ragiona. Perché se no io francamente trovo difficile non solo fare l'area metropolitana, ma se non cambiamo ottica, anche di fronte a problemi come quello della gestione del trasporto pubblico, dell'affrontare la questione dell'inquinamento, non ne usciamo. Perché i campanilismi purtroppo abbiamo sperimentato, Daniela Zini lo sapete, in questi 15 anni, lo sa anche un altro ex sindaco di questa zona come Casati, i campanilismi hanno pesato molto sulla vicenda e su questo bisogna capire che o scommettiamo sul futuro di quest'area territoriale oppure scommettiamo sul futuro dei diversi comuni, delle diverse appunto dei diversi campanili che però credo che da qui al futuro non possano produrre grandi risultati. Quindi bene l'iniziativa del Comune di Milano in questo senso, bene il lavoro che si sono impegnati a fare Podestà e Pisapia di mettere al lavoro commissioni per affrontare le singole questioni, però bisogna sapere che dobbiamo fare un passaggio, un salto. Dal dire che l'area metropolitana è importante ci vuole a dire quali sono stati i problemi in questi anni e cercare di superarli da noi. Innanzitutto parlare da esponente della provincia quando è uscito un decreto che mi sento un po' uno yogurt da consumarsi preferibilmente la fine dell'anno prossimo, siamo scadenti o scaduti, questo poi lo vedremo, non uno yogurt magro. Ma che dire, ragionando sul fatto che io penso che la scelta può essere anche non quella varata dal governo Monti, ma che comunque era già delineata dal governo precedente, che ha con sé una serie di condivisioni parlamentari importanti, ha in mente un riassetto del sistema degli enti locali primari e secondari che vedono il superamento delle province. Ma io penso che a 70 anni da quando si è individuato questa formazione Stato e a 40 anni dal suo compimento con la nascita del sistema regionale e quant'altro, probabilmente un sistema che ammoderni questa situazione superando le province, le regioni autonome, perché nate per una serie di motivi condivisibili, ma a distanza ormai di 70 anni assolutamente superate dalla storia, io penso si debba andare a ragionare come però. A mio avviso soltanto ed esclusivamente facendo delle proposte. L'ultima proposta di legge è l'ultima della regione Italia. Io ricordo quella fatta da due grandi personalità del Parlamento italiano, Del Pennino e Vizzinato, che era secondo me assolutamente di un livello importante, molto simile. Però Franco Mirabelli sottolineava tutte queste proposte. Tutti questi desiderati sono rimasti di fatto nella penna del legislatore, mai però votati o acquisiti perché vengano realizzati. Un po' per i motivi che si dicevano prima, cioè il creare un livello di coordinamento con scopi e poteri ben definiti, perché quando parliamo di problematiche legate all'ambiente, poi sappiamo benissimo che l'autorità sanitaria del territorio sono i sindaci. Tu puoi fare tutto il percorso di convincimento che vuoi, ma se non hai l'autorità di imporre come
organo di coordinamento puoi soltanto consigliare, invitare, stimolare e condividere, ma alla fine non hai quel potere che ti permette di dire da domani, se non c'è un accordo democratico, c'è un accordo di imperio, quello che puoi fare i sindaci non le ordinate. Io penso che soprattutto nelle aree più vaste, e Milano, che è una piccola città europea, che ha bisogno di crescere, non può pensare di crescere soltanto aumentando gli abitanti al proprio interno, ma se ha necessità di crescere, deve crescere anche per una condivisione che veda anche una, un uso del territorio per funzioni importanti, per dove ci sono già marcate un loro sviluppo. È inutile per esempio creare 300 poli specialistici di qualsiasi argomento si tratti quando alcuni territori hanno già questa vocazione per la storia organizzata. Vale la pena lì dentro di muoversi. Guardate, ci sono degli esempi importanti in Europa di aree metropolitane. Quella che io ricordo con più interesse, al di là del sistema della Ruhr in Germania, c'è la grande area di Lione. Lione tanto è stata una scommessa che risulta vincere e resistere anche rispetto alla crisi economica, soffre meno di altre, perché la rete ha tenuto meglio, c'è un sistema di governo che vede le municipalità, un organismo superiore che è l'area metropolitana, la grande area della Grande Lione, e poi c'è il sistema più ampio del sistema regionale. In Belgio è la stessa cosa, grandi funzioni dedicate al territorio. Quindi io penso che gli italiani, che sono assolutamente dei geni nel progettare, su alcune questioni dovrebbero essere degli intelligenti copiatori, provare a vedere che succede e capire che un sistema di riordino in questo momento deve escludere almeno un paio di cose: uno, la sovrapposizione delle competenze; la seconda, lo spettro di risorse. Queste due cose non ce le possiamo permettere. Quindi, se serve una città metropolitana, vuol dire che, come tutti abbiamo detto, al di là della città santa di Bresso, però che verrà tenuta perché mancando lo Spirito Santo ci viene il Papa apposta, mancando lo Spirito Santo ci viene il Papa apposta, però per dire, occorre assolutamente che tutte le funzioni attuali abbiano una competenza diminuita rispetto alla necessità di creare questo organismo che abbia però poteri tali da far che da tutto ciò che è di livello sovracomunale ed è molto venga un po' coordinato da questo organismo di governo, che però non è soltanto un organismo politico-amministrativo, ma deve avere la terza fase, che è quella decisionale, altrimenti tutti devono perdere un pezzo, qualcuno quel pezzo lo deve guadagnare. Quindi d'altronde non può su questa vicenda metterci dentro soltanto competenze scomode, perché la provincia di Milano si occupa di rifiuti, di cave, di sistema di regolazione delle acque, quando è, cioè sono esclusivamente problemi di, ma pensate a soltanto al sistema degli edifici scolastici superiori. Quale organismo? Probabilmente la regione, con il rischio di avere centinaia e centinaia di edifici scolastici da gestire. E ricordiamo che le regioni nascono come organismo legislativo e non come ente attuativo. Quindi se vuoi devono cambiare un po' il livello, poi la regione va via, si è allargata di molto, fa le leggi, fa le sue attuazioni, dà i buoni, dà i soldi, fa le cose. Com'è? Gli hanno dato un po' di competenze. Sì, gli hanno dato un po' di competenze aggiuntive, queste competenze sono lì. Si sono anche allargate notevolmente rispetto agli altri, però insomma, non andiamo ora a giudicare questa vicenda. Però è chiaro che occorre, c'è l'esigenza, quello studio fatto, quel convegno fatto da Provincia di Milano, che parlava della grande area diciamo di interesse economico, sociale, di continuità, che andava di fatto da Verona a Torino e Genova, questa è una affinità molto più vicina
per questioni di tematiche condivise che di vicinanza chilometrica, per esempio con Sondrio che è a 100 km da Milano, quando Verona ne è a 150, noi abbiamo un tessuto socio-economico, culturale, storico, morfologico assolutamente diverso. Io sono di quelli che non difende le cose per una passione legata agli affetti. Cioè, le province in questo momento sono probabilmente un livello da superare, vanno modernizzate. L'errore che è stato fatto è stato quello di fare nascere altre inutili. Noi abbiamo, per esempio, come partito dobbiamo fare un'analisi rispetto alla vicenda della provincia di Monza e di Brianza, che noi abbiamo sposato perché il vento soffiava perché nascesse quella provincia. Come? Non tutti, molti sono stati zitti, però io tra quelli ho in maniera molto sommessa detto qualche volta, dice guardate che forse stiamo buttando via dei soldi e la questione non funziona, perché avere due capoluoghi di provincia che tra i loro confini geografici dei capoluoghi di provincia ci sono 8-6 chilometri, cioè un comune in mezzo, è una follia pura. Nell'ottica in cui si ragionava già di area metropolitana, però su una serie di temi che sono le politiche ambientali, le politiche dell'ordinamento e del coordinamento del trasporto pubblico, il sistema infrastrutturale locale non a livello nazionale. Il sistema della formazione scolastica, degli edifici scolastici, della programmazione, anche nell'ottica non solo del mantenimento degli edifici e della ma della loro organizzazione rispetto al ragionamento che facevo prima per quelli che sono già dei distretti produttivi o scientifici già esistenti, probabilmente queste competenze non possono essere diluite in una grande prospettiva come quella regionale, con 10 milioni di abitanti, con migliaia di chilometri quadrati, con una lontananza dalla necessità di reti. D'altro canto questa cosa si può fare esclusivamente se il legislatore può fare un passo avanti al sistema degli enti, dei sistemi di governo e può fare un passo indietro alle competenze. Dicevo, non, secondo me il sistema delle province è da superare, perché si è inflazionato. Io ritengo che non si potrà nemmeno pensare che in questo percorso, almeno iniziale, ci possa essere qualcuno che tenti di difendere il sistema delle province a livello del Parlamento, perché sembrerebbe di voler mantenere una casta che, guardate, io ho visto oggi gli studi, i costi della politica riguardo alle province, se non mi scappa il numero, mi pare siano di circa 180 milioni di euro per tutto il paese, quindi non è quello risparmio. D'altronde il testo che era stato varato dal governo precedente, che parlava del superamento delle province dando compito alle regioni di legiferare entro un certo termine, altrimenti subentrava in maniera sussidiaria il governo, parlava nell'ultimo paragrafo, diceva purché il nuovo sistema di livello intermedio sovracomunale di area vasta non costi più di quello precedente. Questo riassunto era, praticamente non prevedeva il risparmio. Quindi se bisogna modernizzare e dare risposte adeguate alle nuove esigenze, bisogna però fare un'analisi che parta in qualche mese, ma secondo me lì dentro bisogna metterci il sistema del livello regionale, è giusto che ci siano regioni di 150.000 abitanti o di 300.000 abitanti, comprese le province, comprese gli 8.800 comuni di questo paese, o occorre probabilmente mettere mano in maniera logica, ci sono aree densamente abitate con una presenza di strutture, infrastrutture tali da considerare che occorrono tre sistemi di livello, ce ne sono altri, perché tre sistemi di livello possono essere utili, ma va benissimo il rafforzamento dei comuni, va benissimo la presenza della regione ed è sufficiente non avere nulla,
anche l'inflazione delle città metropolitane è un errore. Le città metropolitane nascono 5, diventano 9 e poi pare che ognuno, per salvare il proprio pezzo, gliene aggiunga una. Quindi no, non ha molto senso. Dicevo, e concludo, che è difficile che il Parlamento riesca a modificare questa situazione, perché in questo momento sembrerebbe posto a difesa di una casta. Ora, bisogna anche fare uno sforzo per capire che la democrazia che vogliamo difendere ha i suoi costi, che i costi devono essere corretti e giusti, che non ci deve essere esperto, ci deve essere un livello che uno percepisce il giusto corrispondente rispetto all'impegno che dà, al servizio che dà, al fatto di dover abbandonare una professione o meno. Quindi occorre anche lì il rispetto della democrazia nel fatto che il bene supremo è quello di un'organizzazione tale che questi costi ritornino in benefici, altrimenti sono degli sprechi. Dentro qui io penso che qualche mese di osservazione e di studio potrebbe far ragionare su tutto un sistema che comprenda. Io penso che il testo iniziale delle 5 città aree metropolitane possano essere assolutamente sufficienti rispetto alle esigenze, perché alcune altre sono veramente il capoluogo e poco altro, la stessa Roma, che sono una cifra, insomma. Ma la stessa Roma che ha 3 milioni e 500 mila abitanti e la provincia ne ha 4 milioni e 2, capite che lì la città metropolitana è la città e basta. Milano, che è 1.300.000 abitanti e soltanto la sua conurbazione, il primo e secondo anello, sono altro 1.800.000 abitanti, probabilmente un senso maggiore ce l'ha, se quest'area però viene ulteriormente aumentata, riprendendosi il pezzo di Monte Brianza, riprendendosi il pezzo di Lodi, riprendendosi una serie di competenze che rendano anche dal punto di vista della PIL rispetto ad una serie di iniziative che altrimenti si moltiplicano, perché poi c'è la moltiplicazione dei territori, l'iniziativa, ognuno promuove il suo territorio e promuovendo il suo territorio alla fine c'è una concorrenza che può essere soltanto dannosa. Grazie. Più anni di area metropolitana, di governo area metropolitana, ma adesso siamo arrivati al punto. Perciò bisogna camminare su questa strada, darci un metodo, concordare insieme come bisogna farlo, ma andarci con grande decisione ed energia. Questa è la prima cosa che vi voglio dire. E naturalmente per andarci con grande energia bisogna che ci sia una forte unità di impegno, prima di tutto tra, diciamo, le forze alleate. Quindi Comune di Milano, Comuni dell'Interland, dove cominciamo a ragionare concretamente sui passaggi che dobbiamo fare per arrivare lì, per arrivare dove vogliamo arrivare. Prima di questo vi voglio dire però una cosa. Intanto noi non è che partiamo da zero, perché ogni volta che si ragiona sulla città metropolitana sembra di partire da zero, ma non è così, perché esistono, sono state ricordate, importanti esperienze di collaborazione tra comuni intercomunali, da cui magari era un po' assente il Comune di Milano, ma le esperienze sono state fatte. E se si può citare il nome, credo che la Giunta Penati in provincia abbia fatto delle cose importanti, cioè ha fatto un'elaborazione, ha fatto vivere alcune esperienze, di cui fra l'altro qui sono presenti diversi esponenti che hanno accompagnato questo processo. Perciò non credo che noi dobbiamo rinnegare un'esperienza politica che aveva già posto questo tema, il convegno OCSE è stato ricordato, le collaborazioni, i città di città che aveva seguito Daniela in precedenza, i poli che avevamo costruito, i patti di collaborazione rafforzata sul Nord Milano, eccetera. Sono tutte esperienze a cui bisogna ridare un valore e ripartire da lì per andare oltre, ovviamente molto oltre, ma non bisogna credere che si parta sempre da zero. Punto primo. Punto secondo. Quello che tiene insieme in modo interessante città metropolitana e decentramento è il fatto, è un concetto molto semplice, che per Milano ha un'importanza fondamentale e che deve guidare anche il processo di costruzione dei nuovi municipi urbani, che è il carattere policentrico che bisogna dare alla città di Milano e alla città metropolitana.
perché quello che non funziona assolutamente è questo zonamento di Milano fatto a spicchi. Non funziona perché tiene dentro centro e periferia, sono aree troppo grandi, funzionava molto meglio il vecchio decentramento, quello delle 20 zone, ma non si potrà, ve lo dico subito, tornare alle 20 zone per mille ragioni che se volete approfondiremo, però almeno attestiamoci su un livello intermedio e soprattutto pensiamo a un nuovo disegno, diciamo, dei municipi urbani che porti la città davvero a vivere in modo policentrico. I quartieri devono tornare ad avere dei centri, devono tornare ad avere una loro, delle loro caratteristiche. Questo è molto importante ed è molto importante anche per quelle aree di confine, diciamo, dove la città si interfaccia con i comuni che stanno appena fuori, che sono le aree più penalizzate, sono le aree che hanno più bisogno di intervento, più bisogno di ricostruirsi un centro, una fisionomia, diciamo, un'identità, se volete, se la parola non fosse troppo abusata, e una qualità urbana, una serie di cose che soltanto, diciamo, un'idea policentrica di Milano riesce a dare. Questo è un concetto che mi interessava molto ribadire, anche perché è quello che riuscirà poi a fare la saldatura, diciamo, sulle periferie urbane tra Milano e i comuni confinanti. Io sono molto d'accordo con una cosa che ha detto Mirabelli, cioè che questo nuovo assetto di governo che abbiamo in mente è una rivoluzione, cioè è un cambiamento importantissimo, lo vediamo sul Comune di Milano nel momento in cui abbiamo bisogno di articolarlo in questa maniera, ma vale anche naturalmente per il concetto di città metropolitana, è una rivoluzione e quindi arrivarci sarà faticoso, ma qui bisogna rompere i conservatorismi e approfittare del momento. E approfittare di questo momento in cui tutto è in discussione. Io sono anch'io un po' del parere che senza una legge speciale non ce la faremo, questa è la mia convinzione. Però se decidiamo che la strada è questa, bisogna che cominciamo a ragionarci, cioè bisogna che tu, comuni, Comune di Milano, Comune dell'Inter, i nostri parlamentari, cioè tutti quanti ci mettiamo lì e individuiamo il percorso. Sono anche convinta che questo percorso, attraverso la legge speciale, debba però, diciamo, coinvolgere, che è un po' quello che stavano facendo, Pisapia Podestà nella riunione a cui c'era anche Daniela, ci siamo trovati tutti, di costruirlo anche un pochino col consenso dei comuni, quindi una specie di percorso condiviso dai comuni, non una cosa calata dall'alto che gli viene imposta, ma che avesse delle ragioni di condivisione. E io credo che questo percorso che si era iniziato vada mantenuto. Nello stesso tempo ragioniamo, una volta individuato il modello che ci interessa, appunto sulla legge speciale. Questa è l'altra questione. Penso un'altra cosa, sulla scorta dell'esperienza di città di città, io sono stato insieme a Balducci, che è il prorettore del Politecnico, a Parigi, dove c'era un convegno sulle aree metropolitane, eccetera. Uno, c'è un enorme interesse, vabbè, sull'esperienza milanese, ma questo. Due, non è che il tema delle aree metropolitane sia un tema solo milanese o solo italiano, è un tema europeo, molto sentito in Europa, molto sentito. Lione, Parigi, Londra, Barcellona, la Germania, in Germania, tutti stanno continuando, sia pure con un meccanismo di esperienze diverse, a trattarlo questo tema, perché è un tema chiave per il governo di aree fortemente urbanizzate. Allora, l'altra cosa che raccomanderei in questo percorso che dobbiamo fare è di tenere vivo un collegamento con la rete di esperienze internazionali, non perché si debba per forza fare quello che ha fatto gli altri, magari i modelli sono diversi, sono tanti davvero, però è importante l'elaborazione che c'è dietro, cioè il perché tutte le grandi città, tutte le grandi aree urbane d'Europa si stanno ponendo questo tema, si interrogano, Parigi si interroga tantissimo, ha avviato un'esperienza che loro chiamano bottom up, cioè che parte dal basso, di collaborazione intercomunale, eccetera, e hanno fatto progetti molto più ricchi di quelli che abbiamo fatto qui, naturalmente hanno più soldi, tante cose interessanti, ma voglio dire, condividiamo, scambiamoci queste esperienze, diamo anche la sensazione che non stiamo parlando di una cosa rarefatta, straccia, che non interessa a nessuno, ma che è un tema centrale di governo delle aree come la nostra. E diamo anche, trasmettiamo questa sensazione, se possibile, anche ai cittadini, perché
il rischio è che poi quando ci si arriva questa operazione non venga capita, proprio perché è una rivoluzione, proprio perché, diciamo, di fatto scioglie il Comune di Milano in municipi e attribuisce molte funzioni importanti alla città metropolitana. Quindi, diciamo, è una cosa che bisogna anche spiegare perché si fa e che senso ha.